5 consigli per migliorare l'approccio allo studio. Amici drummers, ci siamo. Sta per ricominciare una nuova stagione di lezioni, di concerti, di registrazioni studio per tutti noi. Ora, che succede? Visto che ne stavo parlando con un mio allievo che appunto tempo fa mi diceva: ma io cosa posso fare per essere ancora più motivato, per essere ispirato? Ci ho pensato bene e gli ho passato una serie di consigli. Ora, i stessi consigli li voglio esternare anche a voi. Sono cose che ovviamente ho già vissuto sulla mia pelle e che ricondivido volentieri con tutti voi. Andiamoli a vedere uno per uno. Consiglio numero 1. Questo è per chi va a lezione da un insegnante. Non abbiate mai paura di esternare i vostri dubbi, le vostre curiosità, qualsiasi domanda al vostro insegnante. Dovete essere un libro aperto per lui. Avete dubbi su un esercizio? Volete parlare di un batterista in generale? Avete delle domande su un brano che dovete studiare, che sia una cover o un pezzo originale? Che ne so, non siete bloccati nell'arrangiamento di un brano? Fate domande, ragazzi. Le lezioni di batteria non consistono solo nel fare esercizi. Le lezioni di batteria devono essere un sano confronto con l'insegnante e devono essere un momento di crescita, non solo tecnica ma anche personale. Consiglio numero 2. Non studiate mai in maniera passiva. Quando ci mettiamo a studiare dobbiamo essere sì concentrati sull'esercizio, ma dobbiamo vivere quel momento come una crescita personale, ragazzi, ok? Ogni volta che noi ci mettiamo sul pad o sulla batteria, in quel momento noi stiamo facendo un gradino in più nella salita per costruire quello che sarà il batterista di domani, va bene? Quindi, stai studiando un paradiddle, stai studiando un groove, non limitarti a leggere la partitura, sentire il metronomo e suonarla tanto per. Cerca di vivere sempre l'esercizio, di dargli un senso, di pensarlo già in ambito musicale. Come lo applicherò su una canzone? Come suona questo stesso beat dal pop al rock, ok? Il paradiddle, come posso fare per renderlo più fluido, più rotondo, più musicale? Cerchiamo quindi, ragazzi, sempre di vivere le sessioni di studio in maniera attiva e non passiva, perché a stare così sul pad col metronomo intanto guardare il muro e pensare che magari tocca dare una nuova mano di vernice non ha mai aiutato nessuno. Consiglio numero 3. Circondatevi di amici e colleghi che siano per voi una fonte di ispirazione, ok? Cercate sempre di avere un rapporto di amicizia e di sano confronto con musicisti più bravi di voi della vostra scena. Se andate a fare un concerto e vi mettete d'accordo per esempio per la batteria con il batterista di un'altra band e poi scoprite che questi è tecnicamente più preparato di voi, è più bravo, fate domande, lasciatevi ispirare dal suo modo di suonare, dalla sua visione dello strumento, ok? Ricordate, ragazzi, che possiamo sempre imparare da tutti e se siamo circondati da persone che per noi sono fonte di stimolo, di ispirazione, noi non potremo fare altro che beneficiarne, ok? Il sano confronto è sempre una delle migliori soluzioni e delle migliori opportunità di crescita. Consiglio numero 4. Sfruttiamo i social network a nostro vantaggio. È vero, i social network sono pieni di spazzatura, ma allo stesso tempo sono anche pieni di persone che pubblicano tutorial, che danno consigli e che fanno veramente informazione intelligente. Quindi sfruttate tutti questi canali per accumulare maggiori informazioni, segnarvi degli appunti, fare un'analisi del diverso approccio allo strumento che hanno i grandi professionisti. A differenza di quando io ho iniziato a suonare, oggi abbiamo la possibilità veramente di ascoltare le parole di queste persone, di vederli sullo strumento. Vi faccio un esempio proprio banale. Drameo, il canale di Corrado Bertonazzi, Drumstart di Rodolfo De Montis. Abbiamo una quantità, ragazzi, inaudita di informazioni forniteci da grandissimi professionisti e noi da tutte queste pillole, ragazzi, possiamo comunque ricavarne qualcosa. Basta farlo in maniera intelligente. Consiglio numero 5. Lasciati ispirare. Acquista, leggi quante più biografie possibili di band, di batteristi, perché, ragazzi, veramente, almeno parlo per la mia esperienza personale, mi sono letto tante biografie, tanti libri che hanno a che fare con la musica e la batteria e vi dico che a livello proprio di stimolo mentale danno un'ispirazione incredibile. Negli ultimi anni vi faccio alcuni esempi di libri che ho letto, la biografia di Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, quella di Dave Grohl, Nirvana, Foo Fighters, quella di Daniele Tedeschi, batterista di Vasco Rossi, ho letto quella di Stuart Copeland, batterista dei Police,
ho letto un bellissimo libro con tutti aneddoti fantastici di batteristi che ho qui dietro, che è Visti da dietro di Francesco Rondolini, un libro veramente bello. Tutti questi libri, ogni volta che li ho letti, mi hanno dato una carica incredibile, una voglia ancora più grande di mettermi sullo strumento, di andare a suonare, di studiare. Ma soprattutto quando leggiamo queste storie, ragazzi, noi entriamo quasi nel personaggio. E questa cosa secondo me è bella, perché ci dà un trasporto gigantesco e ci porta a voler dare ancora di più sullo strumento. Ok drummers, questi erano i 5 consigli che mi sentivo di darvi in vista di questa nuova stagione, appunto, musicale che ci aspetta. Spero possano esservi utili. Io ve li ho dati veramente a cuore aperto, perché sono cose che negli anni ho vissuto e che mi hanno aiutato e che spero possano aiutare anche voi. Come sempre ragazzi, se questo contenuto vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un like, un commento, di iscrivervi al canale, e buona musica a tutti. Ciao ragazzi!